attenti, instancabili, coraggiosi e col Vangelo in tasca o in borsa, che è per il cristiano di oggi l'equivalente della stella cometa per i magi di duemila anni fa, ovvero la bussola per il cammino della fede. Sono le parole con le quali Papa Francesco conclude l'Angelus nel giorno dell'Epifania dalla finestra del suo studio in piazza San Pietro. La raccomandazione era stata anticipata nel pensiero offerto dal Papa alla folla prima della preghiera mariana. La stella che è in grado di guidare ogni uomo a Gesù è la parola di Dio, pertanto aveva aveva detto Francesco non dimentichiamo di leggerla e meditarla ogni giorno, come pure aveva osservato non dimentichiamo che anche coloro che ci sembrano lontani dal Signore sono seguiti o meglio inseguiti dal Suo amore appassionato e fedele. Prima di recitare l'Angelus, Francesco ha fatto gli auguri di Buon Natale alle chiese dell'Oriente cristiano, cattoliche e ortodosse, molte delle quali lo celebrano oggi, per poi dedicare un pensiero ai più giovani. Mi piace poi ricordare che oggi si celebra la giornata mondiale dell'infanzia missionaria. È la festa dei bambini che vivono con gioia il dono della fede e pregano perché la luce di Gesù arrivi a tutti i fanciulli del mondo. Incoraggio gli educatori a coltivare nei piccoli lo spirito missionario che non siano bambini e ragazzi chiusi, ma aperti, che vedano un grande orizzonte, che il suo cuore vada avanti verso l'orizzonte, affinché nascano tra loro testimoni della tenerezza di Dio e annunciatori del Vangelo.